Buonasera, sono Sacio Sandro Savoldelli, sono responsabile per l'Italia della Casa Norivo Bugei Ogawa. Vorrei approfittare di questa videoripresa per affrontare una tecnica di Aiki Jujutsu Nihonme, in particolare la terza tecnica che prevede una difesa su un attacco Shomen Ryuke. Innanzitutto, prego. Bisogna considerare che nella forma di Nihonme tutte le tecniche vengono prese d'anticipo rispetto all'attacco. Quindi il senso della tecnica del corretto Mai va considerato in prospettiva di una tecnica Dehai, cioè presa in anticipo rispetto all'attacco. Quindi si presuppone che i due contendenti siano di fronte e che l'attaccante esprima il suo shomen in maniera estremamente violenta. Per evitare di impattare in maniera violenta con una parata che non potrebbe supportare la corretta difesa, si cerca di protendere tutto il corpo in direzione dell'attacco. In questa maniera, in modo da destrutturare il più possibile la posizione dell'attaccante, prendendo l'attacco non quando ha già sviluppato la massima velocità e corsa per ottenere la potenza, ma ancora quando l'attaccante ha le spalle rivolte all'indietro per poter dare maggiore portanza alla tecnica di attacco. La tecnica fondamentalmente si sviluppa quindi in posizione di anticipo rispetto all'attacco, il corpo del che sarà destrutturato completamente all'indietro. Andiamo a controllare con la mano sinistra la posizione del cingolo scapolare e cerchiamo immediatamente una deviazione verso l'interno sulla sua posizione di massimo squilibrio. Da questa condizione andiamo ad aprire l'angolo del braccio cercando di portare il che in condizione di appoggiare le ginocchia. Da questa posizione, il che non potendo sollevare grazie alla mia pressione sulla spalla, cercherà possibilmente di utilizzare un attacco all'indietro che possa essere un attacco di gomito o di mano. Quindi con il braccio abbiamo la possibilità di interrompere la sua azione, catturare il braccio e portare violentemente indietro la posizione, in modo che abbiamo il controllo completo delle braccia e del cingolo scapolare di Uke. Quando Uke ha portato la sua posizione a sedere e non avendo possibilità di muoversi, andiamo ad appoggiare idealmente il ginocchio tra le scapole, sollevando la leva e andando ad appoggiare il più lontano possibile rispetto alla sua posizione del busto la mano dietro di lui. Il controllo della mia tibia della gamba destra permetterà di evitare la flessione del braccio destro e il possibile recupero di una posizione funzionale da parte di Uke. Il braccio opposto andrà collocato sulla mia anca, bloccato con una mano all'altezza del gomito in modo da impedire la corretta funzionalità del braccio. In questa maniera abbiamo completamente vuotato l'area energetica di Uke, che quindi si troverà con l'addome completamente sgonfio, una condizione di squilibrio indietro e bloccato dalle mie posizioni di gamba. Utilizzando l'energia, o meglio ancora il peso del mio corpo, andrò a collocare lungo questa direttrice il mio peso direttamente sul braccio di Uke, consentendo il bloccaggio e il controllo, effettuando la pressione con la tibia destra e con il braccio sinistro. Andiamo a vedere correttamente la tecnica. Grazie dell'attenzione, al prossimo video.